C'ho paura di cadere. Olè! Auguri! Grazie! Complimenti! L'amore sbocciato sulle note di un tango, l'apostrofo rosa diventato il sigillo dell'eternità. Il romantico amarcord che rivive negli anni testimonia quanto i sentimenti non abbiano età e confini. L'emozione infinita, proprio come una vita fa, a gran ballo della scuola militare a Napoli. Il ritmo lento e complice del tango che ha unito per sempre Giovanni Ferraiuolo e Maria Tortorella. Il ricordo mai archiviato che riaffiora nei giorni di festa che ha animato i 100 anni dell'ex comandante della stazione radio della base NATO di Montevergine nella sua casa di Monteparcione. In questa foto, in divisa, nei pressi del santuario innevato, custode di missioni e strategie militari tenute rigorosamente top secret, Giovanni, circondato dai suoi cari, ci rivela le tappe del suo affascinante, lungo cammino di ufficiale e gentiluomo, una carriera costruita con tenacia da combattente, disciplina e impegno professionale. Nonostante da orfano abbia dovuto affrontare già da bambino la strada della vita già in salita, il figlio da combattente mai domo, ancora anima e centenario, che dopo aver sconfitto il nemico invisibile del Covid, ha potuto finalmente festeggiare. Il bagaglio di saggezza che ha raccolto è la memoria più preziosa per tutti noi. Questo è il messaggio inciso sulla targa consegnatagli dal sindaco Angelo D'Agostino nel corso della cerimonia svoltasi nel chiostro del comune. A suo fianco il figlio Giulio e dall'alto avrà gioito anche Adele, amata figlia volata via prematuramente. Alla stazione, lei che lavoro faceva come comandante della stazione alla base NATO di Montevergine? La stazione di Montevergine? Sì, lei che faceva lì? Io niente, ero in collegamento sempre tra la trasmissione tramite le antenne, sempre roba segreta si trasmetteva a gruppi da 5. Ogni gruppo da 5 significava, andavano a decifrante e che cosa significava, capito? Allora io avevo quella classifica di top secret, leggere i messaggi segreti, questo è tutto. Ma erano messaggi importanti, perché quella la base era strategica. Sì, importante, insomma, che per esempio alle ore che viene un ministro di Cagliari e Broni, capito, qualche notizia di questi particolari, insomma. Quindi lei è stato custode dei segreti americani? Sì. A Montevergine? Montevergine, custode, bravo. Da orfano signor Giovanni non si è mai fermato, anzi ha fatto una carriera brillante, molto ambiziosa, ricca di traguardi. Da solo, sì. Non aveva aiuto di nessuno, no. Era la volontà di fare quella determinata cosa, capito? No. Da tanti anni a San Giorgio a Cremano, là alla caserma, che quasi l'ho inaugurata io che l'avevano fatto appena. Con i miei. Qual è la cosa più bella, il traguardo più bello che ha raggiunto nella sua vita, nella sua lunga carriera? La cosa più bella? Sì, la cosa più bella che ha fatto, oltre a sposare sua moglie, ovviamente. Quando mi mettono la promozione aiutante, maresciallo aiutante, con la sciabola. Grande ufficiale gentile. Il Richard Gear della situazione. La sciabola mi pare che ce l'ho a casa tu. Sull'armadio ancora. Lei è appassionato di musica, di opere, ma anche di ritornelli della tradizione. Vincerò la mandaggia, come si chiama? La Turandot. Vincerò e lei ha vinto poi. Quella la famosa romanza Vincerò, no? Sì. Sostenuto della Turandot. E quello sono quel campo lì. E poi per esempio Rigoletto, La Traviata, poi però prima ho sentito che lei cantava anche intonato una canzoncina tradizionale, quella è Vola Lucardillo, no? Vola Lucardillo, non basta Piccerill, che è una canzone abruzzese. E come mai? Vola il Cardillo, che ne è? A 100 anni, vedere tanto affetto da parte anche di chi le sta vicino ha fatto piacere, sì? Sì, come no? Hanno fatto una grande festa qua a Montefalcione. Hanno fatto veramente una bella festa. Anche il sindaco D'Agostino l'ha voluto incontrare. È stato,
è stata disponibile, bravo veramente. No? Gli assessori, non mai, tutto il comune. Andate a una bella poltrona da sedere. Ha fatto il tronista della situazione. Arca di mannaggia. ma qual è la cosa adesso che la fa stare bene? Perché 100 anni, sì, ha qualche problemino, gli acciacchi ci sono anche quando si è più giovani. Però lei di salute ottima, ha sconfitto anche il Covid, possiamo dire. Qual è il segreto della sua lunga vita? Si dice l'elisir della lunga vita, qual è? E la musica, oppure che ne so, il mangiare bene, che... Ah, ho capito, quello che... Ma a me mi piace più con la musica che mangiare bene, la verità proprio. Ah, e la musica è il suo segreto? È il mio segreto, la musica, nella musica, sì. Quindi quando ho uno spazio libero, un po' di tempo libero, lei ascolta Rigoletto, Turandot, La Traviata, e perde almeno 50 anni così, diventa più giovane. Appunto, stai andando alla musica, sì, giusto. Invece la musica di adesso le... No, ma com'è? Non si può buttare via comunque. Chi le piace di adesso, signor Giovanni? Dei cantanti? Sì. Dei complessi? Ma. I nomadi. No, aspetta, no, è complesso. Ci stanno anche gli Aironi Neri a Montefalcione, li ha mai visti? Evviva! Gli Aironi Neri, Non son male, Non c'è male, sì. Cantano Io Vagabondo, le canzoni dei nomadi. Il batterista, lei come l'ha conquistata la signora, sua moglie? Ballo. Siamo a ballo. Era il circolo sottufficiale a Napoli che stava. Quindi lei si è presentato bello con la divisa. Andava a ballare la danza, il sabato andava a ballare e lei ha conosciuto. Ci racconta quando è avvenuto il gran ballo, quando ha visto questo bello ufficiale che si presentava da lei. Com'è stato quel momento? Bello. Dove stava lei? Dove è avvenuto il ballo? Al circolo sottufficiale a Pizza Falcone. Ho ballato anche con John Kenny. Oh. Quando si è presentato Mister Giovanni invece com'era? Bello? Bellissimo! È un grande ballerino. E che ballo se lo ricorda il ballo che è stato Galeone? Il tango! Il tango! Oh, che meraviglia! Sì, Sì. Quanti anni avevate? Eravate ragazzi, giovani? 17, 16, 17. E cosa le ha sussurrato, approfittando del tango, il signor Giovanni nell'orecchio? Perché secondo me c'è stata il messaggio amoroso. Lui era molto timido. E poi non lo vedevo mai, perché veniva, se non c'era mio padre e mia madre, se noi mangiavamo, lui doveva aspettare giù. E invece adesso io sono rimasta una grande pittrice. Brava la signora. Autodidatta, impressionista. Ma volendolo definire con un colore il suo Giovanni. Il rosso non mi piace, amo il giallo. Infatti si vede. Il mare. E quindi azzurro mare, Giovanni? Sì. Sì? Ho fatto dei cavalli pieni di fuoco. Che ora? Chi me lo frega, quella brutta nipotina? Invece è bellissima la nipotina, così come gli altri ragazzi. Poi avete anche il batterista degli Aironi. Questo è il batterista, il mio amore, è Antonio. C'è Pasqualino Marajan. Marajan. E poi lui? Lui lo dobbiamo pure nominare. A Giorgio, il grande... come devo dire? Non ho le parole. Di grandi doti. Bene, si è cavata bene. Va bene. Cosa vi augurate adesso, signora, lei e Giovanni, visto che state da anni insieme? Di vivere felici.